Eccoci qua ragazzi. Discorso del fine anno, qua ci siamo. Discorso del fine anno. Buongiorno a tutti ragazzi, buonasera per chi vedrà questo video. Allora ragazzi, tanto buone feste, perché si sa, adesso sì, si deve dire buone feste, perché buon Natale è fuori moda, è andato fuori moda, buon Natale è andato fuori moda, adesso si dice buone feste. Lasciamo perdere questo dettaglio che per me è una cosa assurda, ma non importa. Detto ciò, ragazzi, vi voglio augurare anche anch'io auguri di buone feste, buon Natale a tutti voi. Buon Natale ragazzi, anche ragazzi, stiamo attraversando un periodo 2-3 anni, e tanto siamo vicini anche al terzo anno di questo periodo di Covid. Ragazzi, ci ha distrutto fisicamente, mentalmente e tante altre cose. Quindi ragazzi, nel mio piccolo tengo ad augurarvi buone feste, buon Natale, buon proseguimento con le vostre famiglie, che ragazzi adesso ci resta soltanto la salute. Ci auguriamo tanta salute, che ormai ci è mancata solo quella, perché ragazzi con questo periodo, con questi periodi di crisi, di tutto quello che stiamo affrontando giorno per giorno, è dura anche tra virgolette sopravvivere. Ragazzi, io ci tengo a dire grazie a tutti per chi mi ha sempre seguito nelle live su YouTube. Ho conosciuto tante persone che mi hanno accolto su YouTube in maniera ottima, in maniera che mi ha fatto capire che su YouTube ci sono anche persone umili, sono delle persone che stanno bene assieme agli altri, che sanno capire certi
certi problemi di, diciamo, di qualsiasi tipo, anche, anche se, ragazzi, si parla sempre di in ambito virtuale. E diciamo che, ragazzi, adesso in questo periodo che adesso tanti studenti, tanti alunni devono affrontare sempre questa situazione di anche di discorso di virtualità davanti a, ai PC. Noi che abbiamo affrontato all'inizio del Covid di stare sempre a casa davanti al PC, fare live, ragazzi, abbiamo affrontato un periodo, stiamo affrontando un periodo proprio nettamente e decisamente molto molto difficile. E ragazzi, qui si tratta soltanto di essere coerenti e di cercare di aiutarsi a comprendersi tra di noi. Ragazzi, ci manca solo la coerenza e anche quella voglia di ritrovare un senso di appartenenza tra noi stessi, perché, ragazzi, il Covid ci sta allontanando da noi stessi, e questo è un periodo, lo vedo, perché, ragazzi, si è visto che tutti abbiamo paura di affrontare quello che si dice una cosa che noi crediamo che non esista, ma invece c'è. E ragazzi, anche se abbiamo visto che c'è sempre molta paura, molta ansia, soprattutto paura, ansia si potrebbe anche mettere anche dentro al contesto di questa cosa che a noi non abbiamo mai creduto. Poi ci sono tante anche altre persone che forse non si rendono conto, non comprendono, oppure lo sanno, però non si fanno tanti problemi. Però, ragazzi, questo discorso è sulla pelle di tutti. Questa pandemia, questo virus che ci ha distrutto famiglie, persone che ci vogliono bene, che ci hanno voluto bene,
ci hanno proprio distrutto, proprio psicologicamente, anche il modo di pensare. Il modo da pensare che ormai ci facciamo paura anche tra di noi, perché per un discorso occhio là, occhio mascherina e occhio sta attento e bisogna, anzi, bisogna un po' limitare queste cose qui, bisogna anche limitarsi a queste cose qui, non è perché lo dico io, ma siamo tanto presi dall'ansia, dalla paura di non volerci bene tra noi esseri umani. Ragazzi, so che questo discorso è un po' noioso, è un po' noioso da ascoltare, però ringrazio tutti quanti per il supporto che mi date, comunque anche su YouTube, perché ragazzi su YouTube ho conosciuto tanta gente, tanti utenti che chi più chi meno mi segue. Anche se, ragazzi, su YouTube è difficile seguire tutti. E io, ragazzi, non è che faccio live video tutti i giorni perché sono obbligato, se sono assente su YouTube è perché di solito non ho voglia di fare live per una cosa o per l'altra, e poi la maggior parte delle persone prendono YouTube come un intrattenimento, un passatempo. Però ragazzi, su YouTube bisogna anche comprendere che davanti alla webcam, dietro la webcam ci sono persone che ogni volta che fai live video c'è sempre un qualcosa che ti rende vulnerabile alle persone che ti seguono, perché pensi sempre che vieni preso in giro per il modo di parlare, perché non riesci ad esprimersi più di tanto. Io in primis, diciamo, su YouTube non ho tanti argomenti, perché ragazzi non ho tanto un parlato molto molto coinvolgente, non sono tanto capace ad esprimermi come vorrei, perché ragazzi ognuno è fatto la sua maniera, ma diciamo in modo dell'altro, ragazzi, ho conosciuto anche gente che la gente ti capisce anche con uno sguardo,
consumò con qualunque modo, diciamo, leggermente riescono anche un po' a farti capire anche dalla gente esterna che ti fa capire che ti segue anche perché hai sensibilità che io ovviamente parlo per me. Ci sono tante altre persone che sono più cazzute in live, non si danno tante arie, però sono più dinamiche nel parlare, nel discutere, nel mandarsi a fanculo. Ragazzi, io veramente non sono così, anche se non ho esperienza nel fare argomenti, nel proporre, perché ragazzi sono su YouTube così, da nulla, e come tutti ovviamente, come tutti. E ragazzi, io spero che questo video passi a persone che stanno affrontando questo periodo, che questo video faccia un pochettino di giro. Ecco perché vi dico sempre di condividere, anche se la maggior parte non lo fanno, ovviamente, o pochissimi. Però dai, nel complesso ringrazio tutti. Ragazzi, speriamo di passare delle belle feste in compagnia delle famiglie. E niente ragazzi, io vi auguro buone feste / buon Natale, tanto avete capito. Ragazzi, io vi esorto, se volete, a condividere questo video e iscrivetevi al canale, e noi ragazzi ci sentiamo nell'anno nuovo, e niente ragazzi, vi voglio bene virtualmente, anche se ragazzi di persona è ancora meglio. Però ragazzi, l'importante è capirsi, e comprendere le altre persone in contesti, ad esempio YouTube, che YouTube non sai mai come prenderti sul serio. Perché ci sono tante persone, tanti utenti che ovviamente ti offendono, però questo è anche parte del gioco. Però ragazzi, è comunque bello scoprire anche persone che ti vedono per come sei e ti apprezzano per come ti esponi, anche con semplicità e umiltà. Ragazzi, io vi saluto, buona serata, e ci sentiamo nei prossimi giorni, nei prossimi video. Ciao ragazzi!